La misericordia divina nella mia anima. Diario di Santa Suor Faustina Kowalska. 1928. La gita a Calvaria. La sofferenza più dura per me consisteva nel fatto che mi sembrava che nelle mie preghiere e nelle buone azioni fossero gradite a Dio. Non avevo il coraggio di alzare gli occhi al cielo. Ciò mi causava una sofferenza così grande che diverse volte, quando ero in cappella per le preghiere comunitarie, la Madre Superiora, finite le preghiere, mi chiamava presso di sé e mi diceva: «Chieda, sorella, a Dio grazia e consolazione perché, come noto in realtà io stessa e le suore mi riferiscono, al solo vederla, sorella, lei suscita compassione. Non so proprio cosa fare con lei. Le ordino di non affliggersi per nessuna ragione. Ma tutti questi colloqui con la Madre Superiora non mi procuravano sollievo, né alcun chiarimento della mia situazione. Un buio ancora più fitto mi nascondeva Dio. Cercavo aiuto nel confessionale, ma anche lì non lo trovavo. Un pio sacerdote avrebbe voluto aiutarmi, ma io ero così degna di commiserazione che non riuscivo nemmeno a spiegargli i miei tormenti e questo mi causava una tortura ancora maggiore. Una tristezza mortale aveva invaso la mia anima a tal punto che non riuscivo a nasconderla, ma era evidente anche all'esterno. Avevo perso la speranza. La notte diventava sempre più buia. Il sacerdote dal quale mi confessavo una volta mi disse: «Io vedo in lei, sorella, delle grazie particolari e sono completamente tranquillo sul suo conto. Perché dunque si tormenta tanto?» Ma io allora questo non lo capivo e perciò mi meravigliavo enormemente quando per penitenza mi veniva ordinato di recitare il Te Deum et il Magnificat e talvolta di sera dovevo correre velocemente per il giardino, oppure ridere forte 10 volte al giorno. Queste penitenze mi stupivano molto, ma ciò nonostante quel sacerdote non mi fu di molto aiuto. Evidentemente il Signore voleva che lo adorassi con la sofferenza. Quel sacerdote mi confortava dicendo che in quello stato ero più gradita a Dio, che se avessi sovrabbondato nelle più grandi consolazioni. Che grande grazia di Dio, sorella, che lei nell'attuale stato di tormenti spirituali non offenda Dio, ma cerchi di esercitarsi nelle virtù. Io osservo la sua anima, sorella, vi scorgo grandi disegni da parte di Dio e grazie speciali e vedendo ciò in lei, sorella, ne rendo grazie al Signore. Però, nonostante tutto, la mia anima si trovava in un supplizio e in un tormento inesprimibili. Imitavo il cieco, che si fida della propria guida e la tiene saldamente per mano e non mi allontanavo nemmeno un attimo dall'obbedienza, che fu la mia ancora di salvezza in quella prova di fuoco. O Gesù, verità eterna, consolida le mie deboli forze. Tu, Signore, puoi tutto. So che i miei sforzi senza di te sono niente. O Gesù, non nasconderti davanti a me, poiché io non posso vivere senza di te. Ascolta il grido della mia anima. La tua misericordia, Signore, non si è esaurita, perciò abbi pietà della mia miseria. La tua misericordia supera l'intelligenza degli angeli e degli uomini messi insieme e, sebbene a me sembri che tu non mi ascolti, tuttavia ho posto la fiducia nel mare della tua misericordia e so che la mia speranza non rimarrà delusa. Soltanto Gesù sa quanto è pesante e difficoltoso compiere i propri doveri, quando un'anima è in quello stato di tormenti interiori.
le forze fisiche sono ridotte e la mente è offuscata. Nel silenzio del mio cuore ripetevo a me stessa, o Cristo, per te le delizie e l'onore e la gloria e per me la sofferenza. Non è me attarderò nemmeno di un passo nel seguirti, benché le spine mi trafigano i piedi. Quando fui mandata a curarmi nella casa di Ploch, ebbi la fortuna di ornare di fiori la cappella. Il fatto accadde a Biala. Suor Tecla non sempre aveva tempo e perciò spesso ornavo la cappella da sola. Un giorno raccolsi le rose più belle per abbellire la camera di una certa persona. Quando mi avvicinai al portico, vidi Gesù, che era lì in piedi nel portico e mi domandò amabilmente: figlia mia, a chi porti quei fiori? Il mio silenzio fu la risposta al Signore, dato che in quel momento mi resi conto che avevo un attaccamento molto sottile per quella persona, di cui in precedenza non me ero accorta. Gesù scomparve immediatamente. Io all'istante gettai quei fiori per terra ed andai davanti all'SSMO Sacramento col cuore pieno di riconoscenza per la grazia di aver conosciuto me stessa. O sole divino, vicino ai tuoi raggi, l'anima nota anche i più piccoli granelli di polvere, che a te non piacciono. O Gesù, verità eterna, nostra vita, invoco e mendico la tua misericordia per i poveri peccatori. O cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di insondabile misericordia ti imploro per i poveri peccatori. O cuore santissimo, sorgente di misericordia, dal quale scaturiscono raggi di grazie inconcepibili per tutto il genere umano, da te imploro la luce per i poveri peccatori. O Gesù, ricorda la tua dolorosa passione e non permettere che periscano anime redente col tuo preziosissimo e santissimo sangue. O Gesù, quando considero il grande prezzo del tuo sangue, gioisco per il suo grande valore, dato che una sola goccia sarebbe bastata per tutti i peccatori. Benché il peccato sia un abisso di cattiveria ed ingratitudine, tuttavia il prezzo pagato per noi è assolutamente incomparabile. Pertanto ogni anima abbia fiducia nella passione del Signore, speri nella misericordia. Iddio non nega a nessuno la sua misericordia. Il cielo e la terra possono cambiare, ma la misericordia di Dio non si esaurisce. Oh, quale gioia arde nel mio cuore quando considero questa tua incomprensibile bontà, oh Gesù mio. Voglio condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché lodino la tua misericordia per i secoli infiniti. O Gesù mio, benché una notte buia mi circondi e nuvole oscure mi velino l'orizzonte, so tuttavia che il sole non si spegne. O Signore, benché non ti possa comprendere e non comprenda il tuo operare, confido però nella tua misericordia. Se questa è la tua volontà, o Signore, che io viva sempre in tale oscurità, sì, benedetto. Una cosa soltanto ti chiedo, o mio Gesù, non permettere che io ti offenda in nessun modo. O Gesù mio, tu solo conosci la nostalgia e le sofferenze del mio cuore. Sono lieta di poter soffrire almeno un po' per te. Quando sento che la sofferenza supera le mie forze, allora mi rifugio presso il Signore nell'SSMO Sacramento ed un profondo silenzio è il mio colloquio col Signore.